Salve amici, amiche, bentornate nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei proporvi questo modello, è un campione, un semplice campione di cialle a V, che probabilmente abbiamo già lavorato in altri tutorial con questi archetti, ma se notate bene ogni archetto ha sotto di sé come una forma di pippiolino. Vedete, guardate, notate, ha una forma di pippiolino che lo rende particolare e diverso. È molto originale e bellino rispetto agli altri lavorati ad archetti, a ventaglietti. Al suo bordo margine, con i suoi picchetti, come li chiamo io, che possono essere utilizzati per fare altre rifiniture a frangia, ma io l'ho lasciato semplice così. Ho utilizzato questo filato di lana molto bello, di C. Foresie, molto bello delicato, perché è un misto lana e lana e anche acrilico, ma lo rende morbido e delicato. E questo è un gomitolo di 1000 grammi, molto bello, molto soffice, molto morbido, delicato, pratico da lavorare, facilissimo da utilizzare anche volendolo una volta usato lavare. Quindi, se avete piacere di seguirmi, io vorrei proporvi come poterlo eseguire. È molto semplice, non è complicato, e una volta che raggiungiamo l'altezza desiderata diventa un bel lavoro. Io vi propongo di arrivare fino agli aumenti e poi potreste andare avanti da voi. Logicamente potreste usare tutti i filati che desiderate e che vi piacciono di più e i colori che gradite. Spero di farvi anch'io cosa gradita mostrandovi come poterlo realizzare, di essere semplice soprattutto nella spiegazione e di darvi lo spunto per fare un lavoro in più, bellino e grazioso. Allora, per andare avanti, io già di mio mi sono anticipata nel lavoro, come sapete, ho fatto un cerchio di 6 catenelle dentro le quali ho lavorato 4 gruppi di 3 punti alti separati da 3 catenelle. Molto molto semplice. Rigiro il mio lavoro e col mio rigiro lavoro faccio le 3-4 catenelle, dipende dal filato che usate, raggiungo l'archetto, che io definisco del bordo margine, e lavoro 3 catenelle, 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti. Sarà il modulo di punto che utilizzeremo sempre ogni volta che faremo il nostro bordo margine, come potete notare sia da un lato che dall'altro. Poi vado avanti 1, 2, 3 catenelle e raggiungo questo archetto centrale dove lavoro un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, un altro punto basso dentro lo stesso archetto, formando una sorta di pippiolino. 1, 2, 3 catenelle e di nuovo raggiungo il bordo margine dove lavoro all'interno l'archetto del bordo margine. 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti. 1, 2 e 3. Come potete notare, questo è il lavoro che abbiamo realizzato per ora. Rigiro il mio lavoro, con il rigiro lavoro faccio anche le mie 3 catenelle. 3 o 4 dipende, ripeto, dal filato e dallo spessore del filato che state utilizzando. Anche questo che ho adesso con voi è molto bello, è delicato, è morbido, è facile da utilizzare. Ve ne accorgete anche nella praticità di come viene lavorato. A questo punto io lavoro ancora 1, 2, 3 catenelle di separazione, raggiungo il primo archetto e faccio un punto basso. Poi lo vedete. Il piccolo pippiolino che abbiamo lavorato prima, io lo supero con 5 catenelle questa volta. 1, 2, 3,
4-5 catenelle, vado nell'altro arco, faccio un punto basso e di nuovo 1-2-3 catenelle di separazione e raggiungo il bordo margine, come lo chiamo io, dove ripeto il modulo uguale sempre dello stesso punto. 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. 2 e 3. Dopodiché rigiro il mio lavoro, di nuovo le 3 catenelle, entro dentro l'archetto, mi lavoro dentro l'archetto il punto del bordo margine, 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, ripeto. Poi ancora 1, 2, 3 catenelle di separazione, raggiungo questo archetto sottostante e un punto basso. Poi una volta che ho raggiunto questo arco grande che ho lavorato prima con voi con un pipiolino sotto, filo sull'uncinetto e dentro lavoro 9 punti alti. 9 punti alti che formano il famoso ventaglio. 2, 3, 4, 5, 6, si impiglia il filo, scusatemi, 6, 7, 8 e 9. Direttamente come all'inizio, anche qui faccio un punto basso nell'archetto sottostante, 1, 2, 3 catenelle e raggiungo il bordo margine, dove ripeto nuovamente lo stesso punto. 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, 1, 2 e 3. Questo è il lavoro che abbiamo ottenuto per ora. Adesso vi mostro come in questo piccolo arco laterale e nell'altro opposto farò nuovamente il pipiolino che mi servirà di base per fare gli aumenti. Quindi da 1 passeremo a 2 e si va avanti di seguito così. Quindi rigiro il mio lavoro facendo le 3 catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto, ripeto lo stesso punto, 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, 1, 2 e 3. 3 punti alti. Poi raggiungo con 3 catenelle di separazione l'archetto sottostante e qui lavoro un punto basso, 3 catenelle, un punto basso dentro lo stesso archetto. Poi badate, 1, 2, 3 catenelle e conto di base di questo ventaglio i punti alti e vado 1, 2, 3 al quarto punto alto sottostante nella base, faccio un punto basso, un secondo punto basso, un terzo punto basso di seguito l'uno all'altro. Proseguo 1, 2, 3 catenelle, vado di nuovo nell'arco sottostante, punto basso, 3 catenelle che chiudo a cerchio nello stesso archetto e faccio un altro pipiolino. 1, 2, 3 catenelle e raggiungo il mio bordo margine. 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Questo è il lavoro che abbiamo ottenuto per ora. Io utilizzerò nuovamente sia questo pipiolino che l'altro pipiolino, come lo volete chiamare, pipiolino, bottoncino, pallino, come lo volete definire voi, come base per fare nuovamente gli altri due ventagli, quindi altri due aumenti.
che si faranno e si ripeteranno fino all'altezza che desideriamo raggiungere. Rigiro il mio lavoro, col rigiro lavoro le 3 catenelle, entro dentro l'archetto, faccio il punto che mi serve per fare il bordo margine, sempre uguale. Poi mi ripeto ancora, 1, 2, 3 catenelle, un punto basso nell'arco sottostante, poi supero l'archetto che ho qui, questo piccolo archetto o pipiolino per definirlo diversamente, e faccio le mie 5 catenelle. Vado nell'altro arco e un punto basso. 1, 2, 3 catenelle e al centro dei 3 punti bassi lavorati prima un punto basso ancora. 1, 2, 3 catenelle e un punto basso nell'archetto sottostante. Quindi ho realizzato 2 archetti. Poi mi trovo il pipiolino davanti, questo come potete notare, e faccio nuovamente 1, 2, 3 4, 5 catenelle, lo supero e vado all'altro arco con un punto basso. 1, 2, 3 catenelle di separazione e qui lavoro il mio bordo margine, come lo definisco io. 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Questo è il lavoro che abbiamo raggiunto per ora. Rigiro il mio lavoro e vi faccio notare come fare l'aumento. Con il rigiro lavoro le 3 catenelle, entro dentro l'archetto e ripeto lo stesso punto. 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti. 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto sottostante e un punto basso. Dopodiché entro direttamente, filo sull'uncinetto dentro questo arco bello grande e spazioso che ha sotto il pipiolino e lavoro anche qui 9 punti alti come ho fatto col primo arco e il primo ventaglio, quindi questo è già un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3 catenelle. Un punto basso nell'altro archetto, filo sull'uncinetto e raggiungo nuovamente l'altro arco laterale col pipiolino qui sotto e anche qui filo sull'uncinetto, lavoro 9 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Un punto basso nell'archetto che ho a fianco, come ho fatto all'inizio del ventaglio, e poi 1, 2, 3 catenelle e raggiungo il mio bordo margine. 1, 2, 3 punti alti, 3 catenelle e poi di nuovo 3 punti alti. 1, 2 e 3. Ecco il lavoro che abbiamo ottenuto con i nostri aumenti. Se qui notate un ventaglio col proprio pipiolino qui sotto, quindi abbiamo realizzato 2 ventagli col proprio pipiolino. Ora, andando avanti, dovete utilizzare sia l'archetto che c'è qui laterale, sia questo dall'altro lato e poi anche questo centrale che c'è tra un ventaglio e l'altro, diciamo così. Tra un ventaglio e l'altro, quindi da 1 a 2 passeremo a 3 e si va avanti così.
Ricordatevi sempre questi aumenti come vanno elaborati anche tra un ventaglio e l'altro. Come potete notare qui, da 1 sono passata 2, da 2 sono passata 3, utilizzando anche quello spazio che rimane tra un ventaglio e l'altro. E poi da 3, 1, 2, 3 a 4, 1, 2, 3, 4, utilizzando sia la parte laterale, sia lo spazio tra un ventaglio e l'altro, tra un ventaglio e l'altro, tra un ventaglio e l'altro e quello laterale. Quindi potete raggiungere l'altezza che desiderate fino a quello che preferite, lavorando in questo modo. Mi auguro di essere stata semplice nella spiegazione. Non è difficile, è facile, non è complicato, vi ripeto, ed esce un lavoro molto grazioso, curioso, bellino e particolare allo stesso tempo. Nonostante noi abbiamo lavorato altri tipi di scialli a V con gli archi, con i ventagli che possono essere facsimili a questo, si differenzia con questo pippiolino che lo rende più originale. E come dico io, è il punto che fa la differenza. Quindi non mi resta altro a questo punto che ringraziarvi veramente di cuore per la vostra attenzione a me rivolta, per la compagnia che mi fate importante per me, credetemi, e vi aspetto al prossimo tutorial per vederci e sentirci virtualmente, logicamente, con altre cose belle da lavorare e da fare. Spero che vi sia piaciuto e come mio solito, visto che abbiamo lavorato all'uncinetto, il mio saluto di sempre è en crochet. Grazie per la vostra attenzione, grazie di tutto veramente e vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie ancora, ciao. Grazie, en crochet. Salve, ciao.